Quanto tempo ci vorrà per acquisire sicurezza? Risposta, dipende da voi. Allora, la sicurezza come la acquisite? Come in tutte le cose, dovete sperimentare il maggior numero di casi possibili e dovete ragionarci. Allora, sicurezza cosa vuol dire? Vuol dire avere un controllo pieno di guida della moto anche ad una certa velocità, dove i tempi di reazione sono molto veloci. Il che non vuol dire che dovete guidare come dei pazzi sempre, mi raccomando. Vuol dire che dovete mettervi alla prova, però in maniera ragionata. Vuol dire che voi dovete pensare alla curva che state facendo. Dovete prevedere il vostro comportamento, cioè dovete arrivare e dire io devo comportarmi così. Devo gestire col mio corpo la moto in questo modo. Se vi do in mano la moto di Valentino Rossi, non è che voi saltate in sella e fate il tempo, perché è la moto di Valentino Rossi. Dovete essere Valentino Rossi, quindi dovete acquisire la vostra sicurezza sulla base dei percorsi che fate, testando il maggior numero di situazioni. In qualche situazione, in qualche domanda precedente facevo riferimento. La moto sul posteriore, fatela scivolare. Qualche volta aprite il gas bruscamente in modo che si scomponga. Almeno sapete cosa succede quando vi si scompone la moto. Qualche volta provate a fare qualche frenata oltre. Però fatela in sicurezza dove sapete che l'asfalto è buono, dove non c'è brecciolino per terra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mettetevi alla prova, ma fatelo in maniera ragionata, non butto la moto a 300 all'ora, quelle moto che lo fanno, o a 280, 240, e poi provo a staccare e vediamo se sopravvivo o no, così non va bene. Però dovete ragionare e mettervi alla prova.